Tu Ehi, tu, hai devi finito il video? morire. Eh? Ma Sì? stai zitto! No, Oh! lasciami Muori. stare, Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? No! no. Ehi, tu. No! Ok, a tutti, sono sempre io, Mr. Striker, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con una nuovissima mod che si chiama Pandora's Box Mod. Questa mod aggiunge un box che serve praticamente, se non sapete, una specie di leggenda, cioè tipo, non la so bene neanche io, comunque è tipo un vaso che se uno lo apre può far scatenare qualcosa di buono o qualcosa di cattivo. E questo è proprio quello che fa questa mod, però è davvero fighissima. Aggiunge oltre 100 possibilità random di far capitare a noi qualcosa. Adesso vediamo subito. Prima si crafta con 4 pezzi di legno, 4 redstone e un enderpearl, quindi molto facile. Però prima di farlo, quando avete scaricato questa mod, se vi piace, fate un backup del vostro mondo. È molto consigliato. Non scherzo comunque. Poi vediamo perché. Si crea in questo modo e otteniamo il Pandora's Box. Bene, adesso vediamo questo. Adesso vediamo un pochino i vari modi. Con tasto destro vediamo un pochino cosa esce. Questa volta sono stato fortunato perché mi è capitata una cosa buona, che sono stato salito di livello 6. Comunque questo qui vale usato soltanto una volta, cioè in modalità sopravvivenza, clicchiamo una volta poi svanisce. Quindi se vogliamo tanti, li possiamo creare tanti. Adesso sono in creativa, quindi lo posso fare quando voglio. Vediamo un po'. Forse non avete sentito il rumore, però mi è caduto un fulmine addosso. Sono in modalità creativa, non ne so fatto niente. Comunque possono capitare un sacco di cose, tipo generare qualcosa di strano nel mondo, un sacco di cose. Adesso vediamo. Che fanno anche un pochino laggare, in effetti. Cos'è? Mi ha dato 19 pezzi di pietra. Ah, di Stone Monster Egg. Sono tutte cose random, proprio. Cioè, casuali. Quando cliccate e non esce niente, significa che sta per generare qualcosa. E quindi, per non evitare lag, lo genera prima invisibilmente e poi, ecco. Visto qualcosa di laggare. Guardate. Oh mio Dio, sono caduto. Sta generando qualcosa. Oppure ha eliminato direttamente questa parte del mondo. Aspettate. Facciamo che taglio e ci vediamo dopo. Oh mio Dio, non sapete cosa è successo. Mi ha generato il bioma delle mucche, diciamo, questo qui. E c'erano anche delle TNT proprio sotto il mio spawn, non so perché. Ho cliccato varie volte. Come vedete là, in fondo ci sono anche dei mostri. Comunque, c'è sabbia lì. Che c'è sabbia. Siamo in un super flat. Ok. Oh mio Dio, che figo. È circondato dalla sabbia. Comunque, come vedete, ha generato questo bioma dei funghi che è molto raro. E quindi questo qui dovrebbe essere una cosa fortunata, diciamo. Clicchiamo un po'. Si è levato dalla mano, si vede che. Ecco. Ha generato qualcosa di strano. Ha generato degli animali sottoterra. Animali casuali. Comunque può capitare anche il coso più raro. Tipo che ci fa tutto uno spazio di smeraldi oppure di diamanti oppure di blocchi casuali. E di solito è quello anche più laggoso. Oh mio Dio, cos'è? Ah, ha distrutto il terreno, ok. La bedrock non la distrugge. Comunque, raga, questa è la mod per questa squid che ha una bocca molto brutta. Comunque, raga, domani dovrebbe uscire, cioè, domani oggi in questo video, diciamo, quando carico questo video, dovrebbe uscire la 1.4.4 ufficiale. Quindi basta fare force update, quindi forse questo video non varrà neanche, però ovviamente vale anche per tutte le altre versioni di questo video. Comunque, per questo video è tutto, raga. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi, fate quello che volete. Sono MS Striker e ci vediamo nel prossimo video. Bella!